Ok, allora, prima di campionato si sapeva che era dura, qualche difficoltà, forse qualche errore di troppo, però comunque MT che fino alla fine ha provato a rimettere in sesto una partita contro un ostico Ferrara. Sì, primo tempo non siamo resi conto che il campionato è iniziato, e secondo con più grinta che un più voglia siamo riusciti a accorciare quella differenza, e però era troppo lontani, alla fine il risultato è questo, che però da prima del campionato, secondo te, posso dire che sono contento. Senti, probabilmente insomma, meglio rispetto alla partita di Coppa Italia, era un'altra partita così, magari da salvare proprio il dato del carattere, no? Di lottare fino alla fine. Sì, perché certi cambi che avevamo in panchina hanno agito molto bene, siamo andati da fare. La partita in secondo tempo è diventata più, diciamo, più dura, e alla fine siamo avvicinati. Primo tempo non siamo resi conto che tutte le partite saranno così dure per noi. Certi ragazzi si devono ancora, diciamo, sciogliere, giocare con più tranquillità. Sicuramente i risultati arrivano. Allora, coach, uscite vittoriosi da questa prima di campionato contro l'MT, che avete già battuto in Coppa Italia, insomma un Ferrara che si annovera tra le grandi favorite del girone, MT che ha lottato fino all'ultimo, comunque anche con un po' di serenità avete portato in cascina il Fieno Quotidiano, mettiamolo così. Beh, non è sicuramente stata una partita semplice, l'MT è sempre una grande squadra. Questo è un campo dove poca gente verrà a vincere. Per quanto riguarda il nostro gioco e il nostro proseguo del campionato, io ribadisco, come ho già detto in altre interviste, noi sulla carta siamo da settimo posto. Tutto quello che riusciamo a guadagnare è tanto di meritato. Non abbiamo ancora la mentalità, come si è visto questa sera, di cercare di portare a casa partite importanti, ma questo non lo dico per sminuire tutto quello che i ragazzi hanno fatto fino adesso, è perché questa purtroppo è la nostra realtà. Certo, però insomma, un cammino cominciato anche con la vittoria contro Trieste, quindi insomma le attese si sono alzate, e non poco, anche rispetto al pubblico che vi segue anche numeroso. Per quanto riguarda la partita di oggi, super Pettinari, Resca insomma abbastanza in surplus, avete fatto il vostro, diciamo, no? Sì, è proprio quello che ti stavo dicendo prima, abbiamo ancora delle lacune da colmare, e questa sera si sono viste. Matteo Pettinari ha giocato come al solito una grande partita, poi risente di un piccolo acciacco di un paio di settimane fa, quindi l'ho dovuto anche cambiare, però insomma Saloni ha giocato bene. Per il resto tutta la troupe sta facendo passi sempre avanti. Il campionato è tutt'altra cosa rispetto a Coppa Italia, sai, un gironcino, un conto, un campionato è lungo, può succedere di tutto, insomma. Io non metterei le mani avanti, preferisco rimanere con i piedi per terra.